Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Strappo istituzionale tra la Regione Abruzzo e lo Stato. Il presidente Marco Marsilio ha anticipato la zona arancione di 2 giorni, ma senza l'avallo del Ministero della Salute che lo ha diffidato. Il presidente tira dritto e non vuole tornare sui suoi passi. Le opposizioni attaccano e parlano di un gesto fatto per mera propaganda. Il servizio di Alfredo Primante. I 2 giorni sono molto importanti perché sono 2 giorni decisivi per la vita economica del Paese, non sono 2 giorni qualunque. Fossero stati 2 giorni qualunque non staremmo nemmeno a discuterne. Dati confortanti e il timore di dare un colpo mortale ai commercianti. Queste le motivazioni alla base della decisione di Marsilio di riposizionare l'Abruzzo in zona arancione, nonostante il diniego del Ministero della Salute e una diffida inviata verso mezzogiorno al Presidente della Regione, congiuntamente dai ministri Boccia e Speranza. Marsilio tira dritto, forte dei 2 giorni di anticipo con i quali aveva portato la sua regione in zona rossa, gli stessi che ora dice gli consentono di anticipare l'uscita rispetto alle valutazioni della cabina di regia governativa che con ogni probabilità il 9 avrebbe declassato l'Abruzzo. Solo oggi con questa diffida e ieri notte tramite agenzie stampa ci dicono: beh, però potete uscire il 9 e diventare arancione. Siccome tra istituzioni si parla per atti, l'ordinanza del ministro fatta ad esito della cabina di regia di venerdì scorso, ordinanza emessa tra venerdì notte, pubblicata sabato, è un'ordinanza che dà fino al 20 dicembre la permanenza nell'attuale classificazione rossa, salvo rivalutazione della cabina di regia. Ma lo strappo istituzionale ormai si è consumato, allorquando il ministro della Salute aveva avvisato prima nei colloqui informali e diffidato poi Marsilio a non fare fughe in avanti. I nostri legali stanno valutando il tono e i contenuti della diffida, ha commentato il presidente. Risibile perché francamente indimostrabile se e dove ci si contagi, quindi ora che qualcuno, non so se c'è qualche sceriffo rosso scatenato in giro a cercare dentro un negozio di pelletterie o di abbigliamento se qualcuno si stia contagiando per colpa mia, ma più seriamente dico, se passasse questo principio qualcuno mi dovrebbe dire tutti gli altri contagiati a quale responsabilità penale dovremmo ascriverla. Marsilio ribadisce come un mantra che la regione è in linea con i dati nazionali, sia per quanto riguarda l'RT, l'indice di trasmissibilità del virus, che per quanto concerne l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, rivendicando anche i dati dello screening con i tamponi rapidi sotto lo 0,5% di positivi. Quindi sono tutti indicatori che danno la chiara indicazione di una situazione gestibile e in equilibrio. Equilibrio che si è creato anche grazie al potenziamento dei posti, perché dal 18 novembre, quando abbiamo dichiarato la zona rossa, ad oggi noi abbiamo aggiunto altri 12 posti di terapia intensiva e oltre 120 di posti ordinari in area medica. Quando ci rendiamo conto che la nostra regione sta esattamente nella media nazionale, ho fatto vedere prima le tabelle, e quelle non le può smentire nessuno. Stiamo esattamente nella media nazionale e quindi pensiamo che la cura sia durata a sufficienza. Dalle opposizioni PD e Movimento 5 Stelle attaccano il Presidente della Regione accusandolo di fare propaganda sulla pelle degli abruzzesi, alzando il tono dello scontro istituzionale. Per il pentastellato Domenico Pettinari la parola d'ordine del governo di centrodestra è caos, sia nella gestione sanitaria e nell'erogazione del fondo perduto che nelle ordinanze. Pettinari attacca anche sulla sanità territoriale e sulle mancanze di personale nei nosocomi, parlando di sistema sanitario già al collasso prima del Covid. Dal PD il capogruppo Silvio Paolucci sferza il presidente: non c'è nessun accanimento politico nei confronti dell'Abruzzo. Credo che l'errore del governo regionale nella gestione della pandemia sia stato sostanzialmente uno: l'unico investimento, l'unica cosa che si capisce e si è capita è stato il presidio ospedaliero a Pescara. Altri interventi noi non ne abbiamo avuti. Alla richiesta specifica, solo per questi 6 mesi e solo per trattare la questione Covid, il governo ha trasferito 108 milioni di euro. Cosa ne avete fatto?
Nella querelle tra i ministri Boccia e Speranza e il presidente della regione Abruzzo Marsilio sui tempi o sulla legittimità dell'ordinanza, le lettere di diffida servono a poco. Lo spiega all'ANSA il costituzionalista dell'Università di Teramo Enzo Di Salvatore, il quale sottolinea come i rimedi che il governo ha a disposizione sono due: rivolgersi al TAR e chiedere al suo presidente di adottare un provvedimento urgente con cui si dispongano misure cautelari provvisorie e promuovere il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Marsilio, dal canto suo, può solo impugnare l'ordinanza di Speranza del 5 dicembre davanti al TAR. Secondo Di Salvatore, anche la lettera inviata a Marsilio contiene inesattezze, perché gli effetti della zona rossa, necessari per capire fino a quando occorra stare in questo tipo di zona, vengono fatti decorrere dall'ordinanza di Marsilio, e cioè dal 18 novembre. Nella lettera si dice che Marsilio avrebbe anticipato la zona rossa, ma Marsilio, come tutti gli altri presidenti di regione, non può anticipare niente. Anche quello è stato un potere esercitato impropriamente. Marsilio può solo adottare misure più restrittive, non classificare una zona come rossa, arancione o gialla. Insomma, bisogna che ci si metta d'accordo. Se Marsilio questo potere non ce l'ha, allora siamo in zona rossa da quando lo stabilisce l'ordinanza di Speranza, e i giorni per il declassamento si contano a partire da quel momento, e cioè dal 22 novembre. Se invece Marsilio ce l'ha, allora quei giorni si possono contare a partire dal 18 novembre. E intanto continua il calo della curva dei contagi nella nostra regione: 124 nuovi casi a fronte di poco più di 1600 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo altri 9 decessi di persone di età compresa tra 70 e 97 anni. Vediamo. Sono 124 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 e 83 anni, su 1.636 tamponi processati, con un tasso di incidenza dei positivi del 7,6%. Quelli con età inferiore a 19 anni sono 24, di cui 12 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Più in generale, l'aumento dei casi positivi è riferibile a 59 persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila, 24 in provincia di Chieti, 25 in provincia di Pescara e 23 in provincia di Teramo. In calo di una unità i fuori regione, scendono di 6 unità i positivi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Sono complessivamente 30.398 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, mentre il bilancio dei pazienti deceduti sale in totale a 989, registrando 9 nuovi casi di età compresa tra 70 e 97 anni. 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 12.768 dimessi guariti, più 562 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.641, in calo di 447 unità. 678 pazienti, più 11 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 71 in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri, dovuti a 5 nuovi accessi, 0 dimissioni e 3 decessi, mentre gli altri 15.890, meno 460 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E l'ASL di Teramo annuncia l'avvio dello screening di massa per il Covid-19 a partire da giovedì 10 dicembre. 300.000 i teramani da testare, 40.000 i tamponi già disponibili. L'organizzazione dell'intervento sarà demandata alla Protezione Civile e ai sindaci del territorio. Tania Bonici Castelli. Tra giovedì e venerdì prossimo inizierà in provincia di Teramo lo screening di massa, 300.000 persone da testare, 40.000 già i tamponi pronti. Ad annunciarlo è l'ASL di Teramo. L'organizzazione sarà demandata principalmente alla Protezione Civile e ai sindaci. I primi luoghi che saranno utilizzati saranno i drive-in, già operativi in questo momento. Direttore, quando cominciamo e come si comincerà? Adesso insieme ai sindaci andremo a concordare le modalità in cui inizieremo con questa quantità di circa 30-40 mila tamponi residui dell'Aquila e come inizieremo nel nostro territorio per poterli realizzare, perché come ben sapete, ed è fondamentale questo, che il supporto tutto
tutta la gestione la curerà la Protezione Civile con il supporto dei sindaci e la ASL, che sta, noi abbiamo il ruolo appunto abbiamo coinvolto tutti gli ordini professionali per il reperimento del personale sanitario necessario per l'effettuazione dei tamponi dobbiamo gestire la raccolta dei rifiuti speciali. Il resto è un'organizzazione che va fatta in stretta sinergia con sindaci e Protezione Civile. Ciascun sindaco per il proprio comune dovrà provvedere all'individuazione dei luoghi idonei. Noi metteremo a disposizione i drive-in, tutte le postazioni drive-in test dislocate sul territorio, e le altre postazioni dovranno essere individuate appunto dai sindaci. Determinanti nell'organizzazione dello screening di massa i sindaci del territorio. Intanto la Protezione Civile in questi ultimi giorni, grazie ai test eseguiti, ha scovato in provincia di Teramo 280 sintomatici, 280 bombe sanitarie poste subito in quarantena. Ma come fare a convincere la popolazione a sottoporsi ai tamponi? Bisognerà fare una campagna di sensibilizzazione davvero penetrante, perché bisogna far capire ai cittadini che fare questo tampone è una cosa utile per la persona, è utile per tutto il territorio, per la cittadinanza, perché serve appunto a fare uno screen di massa dei Covid positivi, gente asintomatica che magari ha il Covid ma non sa di averlo. La Saga, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, ha illustrato il nuovo piano industriale e le nuove rotte che partiranno nel 2021. Paolo Renzetti. Tante rotte confermate, quelle degli ultimi anni, e tante nuove destinazioni dall'aeroporto d'Abruzzo, questo grazie al bando della regione e agli investimenti che sono stati messi in atto per il rilancio dello scalo aeroportuale dopo l'emergenza sanitaria. E oggi usciamo con un piano industriale molto innovativo che in 2 anni ci riporta vicino al 1 milione di passeggeri e quasi 10 rotte nuove, la conferma delle 10-12 che avevamo. Noi da marzo-aprile saremo l'aeroporto regionale meglio collegato in Italia e in Europa di tutti quanti i nostri competitors. Avremo nuove rotte come Monaco, Malpensa, Torino, Genova, Firenze, per dire Lamezia Terme, Catania, Palermo, Cagliari, non li ricordo neanche più tutti, e quindi ci candidiamo ad essere un polo turistico, economico e congressuale nel vero senso della parola. Di questo devo ringraziare la regione che ha mantenuto gli impegni finanziari, il mio staff e il mio management che insieme a me ha licenziato il primo piano industriale Recovery Plan, Airport Plane come l'ho chiamato, e un bando fatto in 29 giorni, esitato, pensato e fatto, che permette oggi all'Abruzzo di essere la prima regione, il primo aeroporto d'Italia su questo terreno. Assessore Damario ha detto in conferenza stampa: quella di oggi è una grande giornata, la regione investe sull'aeroporto d'Abruzzo perché guarda al dopo emergenza sanitaria. Assolutamente sì, oggi è una grande giornata perché mentre ci avvitiamo nelle polemiche rossa, arancio e quant'altro, però dimostriamo che allo stesso tempo stiamo pensando al dopo Covid. Oggi è una giornata importante perché riprogrammiamo rotte storiche già presenti nel nostro aeroporto e programmiamo nuove rotte sicuramente importanti per lo sviluppo turistico, anche per lo sviluppo economico, perché ci sono tratte importanti come quelle di Torino, faccio un esempio, voi sapete che noi abbiamo il quarto distretto industriale per l'automotive e essere collegati con Torino, voi sapete cosa rappresenta Torino per l'automotive a livello mondiale, quindi è un grande giorno, programmiamo il futuro della regione Abruzzo. Dimostriamo che ci avevamo creduto come governo, come programma elettorale, come programma di governo, ma soprattutto come un lavoro fatto insieme con il Consiglio regionale, con la maggioranza, perché insomma un bando da 800.000 euro che possono arrivare a 1.200.000, che copre tantissime rotte in un periodo come questo, significa pensare al nostro futuro, al futuro dell'Abruzzo, che in termini turistici, in termini economici ha sicuramente un risvolto importante. Abbiamo la possibilità di rotte come quella di Torino e quella di Trieste, di Treviso, che ci riapre quindi al nord-est, che ci servono assolutamente. Ci sono rotte turistiche che hanno necessità per una regione che punta al proprio turismo, come Parigi, come Praga, come Monaco, eccetera, non possono non avere. Fa parte dei decreti approvati in conferenza Stato-Regioni, quello interministeriale, proposto dalla Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, che nell'ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile stabilisce lo stanziamento dal 2019 al 2033 di 24 milioni di euro circa in favore del Comune di Pescara per l'acquisizione di nuovi bus al fine di migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità
mobilità green. Si tratta di risorse che, insieme a quelle già stanziate nei mesi scorsi per l'acquisto di nuovi bus ad alimentazione alternativa alle regioni e ai comuni con più di 100.000 abitanti, particolarmente colpiti dal fenomeno dell'inquinamento atmosferico, consentiranno di continuare il percorso di rinnovamento dei parchi mezzi e di miglioramento della qualità dell'aria. Soprattutto in questa situazione di crisi economico-finanziaria conseguente all'epidemia in corso, serviranno anche a rimettere in moto l'economia dei territori, sostenendo le aziende del TPL locale e rilanciando la filiera industriale di produzione degli autobus. Alcune associazioni hanno diffidato la provincia di Chieti riguardo l'iter per introdurre norme che consentiranno le bancarelle lungo la Via Verde. È una politica poco lungimirante, dicono le associazioni. Giuseppe Dintino. Non si può trasformare la Via Verde nella via delle bancarelle. A dirlo sono ARCI, Stazione Ornitologica Abruzzese e Forum H2O, che hanno diffidato la provincia di Chieti per fermare l'approvazione del regolamento in base a cui la Via Verde della Costa dei Trabocchi potrebbe trasformarsi in un mercato ambulante di 40 km. La provincia infatti vorrebbe introdurre norme per l'occupazione temporanea o permanente delle aree contigue alla pista ciclabile in costruzione, ma questo per le associazioni è in contrasto con la legge regionale 5 del 2007, secondo cui l'intero sedime dell'ex tracciato ferroviario è destinato al verde. E per questo chiedono l'intervento della regione e della sovrintendenza. La provincia ci ripensi e faccia marcia indietro, dicono ARCI, SOA e Forum dell'Acqua, secondo cui l'iniziativa provinciale è illegittima anche per la mancanza di procedure partecipative e valutative pubbliche. Questa è una concezione degli spazi pubblici e dell'evoluzione turistica dell'area, fanno sapere dalle associazioni, preoccupante e ben poco lungimirante. Luminarie in centro città, ma anche altre iniziative, tanto nella parte alta della città che allo scalo, sono state studiate dall'amministrazione Ferrara per il Natale a Chieti. Vediamo. Certamente immaginavamo un Natale diverso, con tanti eventi, con tante iniziative, ripristinando anche le tradizionali manifestazioni teatine come il presepe vivente e tante altre belle manifestazioni. Purtroppo questo non è stato possibile per questo Natale per colpa di questa emergenza sanitaria, però comunque ci abbiamo tenuto ad organizzare un Natale anche in termini di addobbi luminosi e non solo, anche di musica, anche di filodiffusione, che per la prima volta ci sarà in città, per dare un calore e una, diciamo anche, come dire, un'accoglienza alla città, rendendola più bella, e non solo, perché faremo anche delle iniziative concrete per il sostegno alle attività commerciali, ai commercianti che vivono questo momento davvero molto difficile. Infatti abbiamo presentato una mozione in consiglio comunale con i miei due gruppi consigliari per evitare il pagamento, quindi la sospensione dei parcheggi con le strisce blu in alcuni giorni e dei fine settimana sotto il periodo adesso di Natale. Soprattutto a Chiediscalo ci sarà massima attenzione, ma anche chiaramente nella parte alta, e adesso stiamo istituendo anche un fondo di sostegno alle attività commerciali per dare anche un picco, ripeto, sussidio alle attività commerciali che hanno in questo periodo sono state chiuse con i propri codici Ateco per l'emergenza sanitaria. L'accensione ci sarà con tutta l'amministrazione, con il sindaco, sabato. Ed ora allo sport. In Serie B salta un'altra panchina. A Brescia esonerato Diego Lopez, in pole per la sostituzione c'è Davide Dionigi, anche se per il recupero di domani a Cremona la squadra è stata affidata ad interim a Daniele Gastaldello. Il Monza invece ha perfezionato il tesseramento dell'attaccante Mario Balotelli, che ha firmato un contratto fino al prossimo giugno. In casa Pescara la squadra, dopo il giorno di riposo, è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al centro Vestina di Montesilvano per preparare il match di sabato contro il Vicenza. La vittoria di Ascoli ha ridato morale ai biancazzurri, come si percepisce nelle parole del difensore Sasà Bocchetti. Abbiamo fatto una grande partita anche sotto il punto di vista della cattiveria, dell'agonismo, quindi sapevamo come i nostri tifosi ci tenevano al derby, e per noi è stata un'ottima partita da parte di tutti, da partire dai portieri, attaccanti, tutti siamo stati sul pezzo e
Per noi è stata una partita fondamentale. Devo dire che io in particolare ci tenevo tantissimo a non prendere gol, perché comunque era da un bel po' di partite che prendevamo gol. Sono molto contento anche per Vincenzo, perché comunque per un portiere prendere fiducia è molto importante. Siamo contentissimi di questa vittoria. Beh, mi piace giocare centrale dei tre, devo dire che lo preferisco. Poi è andata bene, anche grazie comunque all'aiuto dei compagni difensivi di reparto come Antonio e Iaro, che hanno fatto anche loro una grande partita. Comunque siamo contentissimi perché si è visto lo spirito in campo. Ci tenevamo tanto, perché comunque non meritiamo la classifica e lo dobbiamo dimostrare sul campo. Sono al 100% adesso e quindi si battaglia per le prossime partite, subito. Sasà, siete pronti a questo Tour de France che è in arrivo, perché giocherete tantissime partite fino agli inizi del 2021? Sì, siamo pronti, siamo in tanti, ci sarà bisogno di tutti. Serie C, prima in svantaggio, poi rimontato, un Teramo in calo e penalizzato da alcuni errori difensivi, manca per la prima volta l'appuntamento con la vittoria al Bonolis, subisce le prime reti stagionali casalinghe e impatta 2-2 con la Vibonese. Non basta la splendida doppietta di Costa Ferreira, il servizio della partita di Agna Cantagalli e poi le impressioni dei due allenatori. Il Teramo rimanda il ritorno alla vittoria. Al Bonolis finisce 2-2 contro la Vibonese, che ferma la striscia di vittoria del Diavolo tra le mura amiche e segna anche i primi gol di una squadra avversaria nel Fortino biancorosso. A sorpresa non c'è l'Asic tra i titolari del Teramo, ma Celentano, che va a prendere il posto dall'inizio dall'infortunato Diakité. Come ormai accade da qualche gara, gli avversari hanno rispetto al Teramo un approccio migliore al match. Il Diavolo reclama un calcio di rigore dopo un tentativo in area di Tentardini, ma il direttore di gara fa segno di proseguire. Gli ospiti concretizzano il buon approccio alla gara nel momento in cui il Teramo sta cercando il vantaggio. Rasi avanza palla al piede sulla sinistra, Soprano scivola nel momento decisivo e la rete di Plescia, la sesta stagionale, è una conseguenza di alcune letture difensive errate. Al 25esimo Plescia potrebbe anche siglare il raddoppio sul regalo di Lewandowski, ma per fortuna del Teramo la mira dell'attaccante è questa volta sbagliata. 3 minuti più tardi il Diavolo pareggia, Bombaggi in buca per Ilari con pallone che arriva poi a Costa Ferreira, che arma le sue qualità tecniche per l'1-1 ed il suo secondo centro stagionale. Il centrocampista portoghese ci prova dalla distanza anche un minuto più tardi, ma Marson para centralmente. Teramo cresce e la Vibonese si limita alle ripartenze. Al 36esimo Pinzauti, servito da Bombaggi, trova una deviazione di un avversario forse decisiva. Il primo tempo si chiude con un tentativo di arrigori dalla distanza che finisce molto lontano dalla porta. La ripresa invece inizia con un Teramo in gestione del possesso ma senza creare occasioni. Così Paci decide di lanciare nella mischia Bonino e Di Francesco per Pinzauti ed Ilari. Manca però vitalità tra i biancorossi ed avanza anche la sensazione che la gara possa sbloccarsi solo da un episodio. Episodio che si chiama Costa Ferreira, che intorno alla mezz'ora disegna una traiettoria a giro di destro sul palo più lontano dove Marson non può arrivare, portando avanti il Teramo. Calfano inserisce allora la ragione per Rasi e non per Tumbarello, che si era avvicinato alla panchina per uscire dal campo. La mossa farà con il senno di poi la fortuna della Vibonese, perché è proprio la ragione a chiamare Lewandowski alla respinta che Berardi raccoglie e Soprano mura in calcio d'angolo. Dagli sviluppi Tumbarello dal limite infila di destro il gol del pari dei calabresi. Il Teramo prova a cercare la vittoria fino alla fine. Al 44esimo Bombaggi mette in mezzo per Bonino, che di un soffio non arriva a deviare il pallone. È l'ultima occasione della gara per i biancorossi, che rimandano adesso il ritorno alla vittoria alla gara di domenica prossima in casa della Turris. Un peccato, perché si poteva vincere, purtroppo non è andata così, ma accettiamo quello che il campo ha detto, perché quando si giocano le partite, e anche se giochi bene, perché secondo me abbiamo fatto una buona partita, a volte c'è anche l'avversario che poi fa gol e vengono fuori questo tipo di partite. Questo è il calcio, lo accettiamo e andiamo avanti per quello che è la nostra idea, per quello che dobbiamo fare. Sappiamo che ci è scottata molto non aver vinto oggi, però l'unica cosa che possiamo fare domani è allenarci e preparare la partita di Torre del Greco.
Siamo in un momento della stagione in cui, per quello che chiediamo alla squadra, è anche un po' inevitabile un minimo di calo, anche se non ho visto tutta questa stanchezza, però non, forse sì, un pochettino sì, però non credo che non abbiamo vinto perché eravamo stanchi, non credo per questo, non abbiamo vinto perché l'avversario in due occasioni sono stati bravi, più bravi di noi, sono stati molto aggressivi, molto intensi in tutta la partita, hanno difeso bassi, hanno fatto la loro partita come era giusto che facessero, e il calcio è così, per quello non abbiamo vinto. Io personalmente la valuto in maniera positiva per quanto riguarda la prestazione, potevamo fare qualcosa di più, è vero, però secondo me la squadra non ha giocato male. Ma onestamente questi ragazzi non finiscono mai di stupirmi, sapevo che facevamo una grande prestazione perché sotto questo aspetto siamo mancati quasi mai, a prescindere dalle assenze, i problemi, questa è la settima partita in 20 giorni, abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una grossa squadra, solo il fatto che loro l'avevano vinta tutte la dice lunga. Il rammarico è che sull'1-0 abbiamo avuto anche la palla per il 2-0 e poi abbiamo preso un gol sporco perché abbiamo su due rimpalli la palla è finita lì, perché se finisce il primo tempo 1-0 non lo so, era un'altra partita, però con i secchi in mano non si va da nessuna parte. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato grande carattere, perché andare sotto con una squadra come il Teramo e avere subito ripartire senza problemi, abbiamo avuto la palla del pari, il portiere ha fatto una parata stupenda prima del gol, quindi poi abbiamo fatto gol, quindi ragazzi veramente è un punto meritatissimo. E già questa mattina il Teramo è tornato ad allenarsi, domani giornata di riposo e ripresa degli allenamenti, mercoledì con una doppia seduta, sempre oggi doppia ecografia effettuata in mattinata per due calciatori biancorossi. Valentini ha riportato uno stiramento all'adduttore destro, mentre per Lasic si tratta di uno stiramento al flessore destro. Le condizioni di entrambi verranno monitorate quotidianamente, ma i tempi di recupero si aggirano sui 10-15 giorni. Diachité infine, alle prese con una lesione del bicipite femorale sinistro, sosterrà eco di controllo nella giornata di mercoledì. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi, che analizzerà la vittoria di Ascoli del Pescara e l'avvento in panchina del neotecnico Roberto Breda. Il TG6 invece tornerà con la terza edizione alle ore 23 e poi tutti i servizi che avete visto come sempre sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.